Fratelle e fratelli carissimi, ci troviamo riuniti per questa lezione divina che doveva tenersi 15 giorni fa, non è stato possibile per la morte di mio padre, ma nel primo momento utile abbiamo voluto recuperarla perché tutto il percorso che era stato pensato si possa svolgere secondo le previsioni. Quest'anno, come ormai sapete, il tema di fondo è preso dai libri profetici della Sacra Scrittura in rapporto alle relazioni familiari. Cioè vogliamo vedere come in questi libri che i profeti hanno scritto le dinamiche che ci vengono raccontate sono utili per leggere anche le dinamiche familiari che noi viviamo oggi. Nel primo incontro con le figure di Mosè e di Giosuè abbiamo visto la necessità di saper passare il testimone, le consegne che devono essere lasciate da un padre al proprio figlio, da un vescovo al suo successore, da un parroco a chi viene dopo di lui, da un catechista, da un operatore pastorale a chi verrà dopo di lui, sapendo dire come Mosè: io la mia parte l'ho fatta, da oggi in poi vi guiderà Giosuè. E quindi abbiamo visto come questa cosa non è sempre semplice, ma ispirandoci proprio alla figura di Mosè possiamo comprendere lo stile da avere nel passaggio delle consegne a chi viene dopo di noi. La volta scorsa abbiamo visto l'ingresso della malattia nella vita delle famiglie, come le famiglie vengono scosse quando un membro della famiglia si ammala e quando la malattia, oltre che al corpo, tocca la testa, come diciamo noi oggi, abbiamo visto ancora la maggiore difficoltà che si fa nel saper affrontare la malattia mentale, psicologica, che investe la vita tranquilla delle nostre famiglie. E questa l'abbiamo vista con la figura di Saul, che a un certo punto, come dice la scrittura, veniva preso da un cattivo demonio. Non avevano gli antichi, ovviamente, le nostre competenze mediche, scientifiche per definire una depressione o una malattia psicologica, e quindi davano la responsabilità a un cattivo demonio. E abbiamo visto come questa malattia può essere affrontata se si fa corpo insieme alle persone che compongono la famiglia, se tutti coloro che sono lì si mettono insieme per affrontare questo problema così difficile. E oggi vogliamo affrontare un altro aspetto che è presente nella nostra vita, forse ieri un po' più di oggi, ma anche oggi a volte è presente, e cioè una riflessione sul matrimonio come matrimonio d'amore o matrimonio di interesse. E lo vogliamo affrontare attraverso la storia di Davide e di Mica, la sua prima sposa, la figlia più piccola del re Saul. Ma prima di ascoltare la parola vogliamo pregare, invocare lo Spirito, perché poi la parola possa trovare la strada giusta per penetrare non solo le nostre orecchie, ma anche i nostri cuori. Preghiamo. O Padre, vogliamo metterci in ascolto delle Scritture con cuore libero e disponibile, sicuri che quanto ascolteremo illuminerà la nostra esperienza di vita e ci darà la forza per compiere scelte che manifestino il nostro cambiamento interiore. Per questo invochiamo il tuo Spirito nel nome del tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
Dal primo libro di Samuele. Ora Saul disse a Davide: ecco, era mia figlia maggiore, la do in moglie a te. Tu dovrai essere mio guerriero e combatterai le battaglie del Signore. Saul pensava: non sia contro di lui la mia mano, ma contro di lui sia la mano dei Filistei. Davide rispose a Saul: chi sono io e che importanza ha la famiglia di mio padre in Israele, perché io possa diventare genero del re? Ma ecco, quando venne il tempo di dare a Rea, figlia di Saul, a Davide, data invece in moglie ad Adriele di Pecore. Intanto Michal, l'altra figlia di Saul, si invadì di Davide. Ne riferirono a Saul e la cosa di piacque. Saul diceva: gliela darò, ma sarà per lui una trappola, e la mano dei Filistei cadrà su di lui. E Saul disse a Davide: oggi hai una seconda occasione per diventare un genero. Quindi Saul ordinò ai suoi ministri: dite di nascosto a Davide: ecco, tu piaci a me e ai suoi ministri ti amo. Su dunque, divenne genero. I ministri di Saul sussurrarono all'orecchio di Davide queste parole, e Davide rispose: vi pare piccola cosa diventare genero del re? Io sono povero e un uomo in bassa condizione. I ministri di Saul gli riferirono: Davide ha risposto in questo modo. Allora Saul disse: riferiti a Davide, il re non pretende che il prezzo sia, ma solo 100 prepuzzi di Filistei, perché sia fatta vendetta dei nemici del re. Saul pensava di far cadere Davide in mano ai Filistei. I ministri di lui riferirono a Davide queste parole e piacque a Davide tale condizione per diventare genero del re. Non erano ancora passati i giorni fissati quando Davide si alzò, partì con i suoi uomini e uccise tre Filistei, 200 uomini. Davide riportò i loro prepuzzi e li contò davanti al re per diventare genero del re. Saul gli diede in moglie la figlia Mica. Saul si accorse che il Signore era con Davide e che Mica, la figlia di Saul, lo amava. Saul ebbe ancora più paura nei riguardi di Davide. Saul fu nemico di Davide per tutti i suoi giorni. I capi dei Filistei facevano sortire a Davide ogni volta che uscivano e portava successi maggiori di tutti i ministri di Saul, e in tal modo si acquistò grande fama. Facciamo qualche minuto di riflessione per interiorizzare la parola di Dio ascoltata.
Saul fu il primo re degli ebrei, veniva da una famiglia benestante e aristocratica, fisicamente era imponente rispetto a tutti gli altri uomini, ci dice la Bibbia che superava tutti dalla spalla in su, era molto forte, bravo con le armi, capace di dirigere i suoi eserciti alla vittoria contro i nemici. Viene scelto come re degli ebrei e comincia il suo regno che durerà molto a lungo. A un certo punto però probabilmente Saul si inebria del potere, della regalità e comincia a perdere contatti con la realtà, comincia a fare cose che non avrebbe dovuto fare, comincia ad agire come i re pagani e non agisce più come un re voluto da Dio che doveva fare la volontà di Dio, il vero capo di Israele, il vero liberatore di Israele, il vero re di Israele. Ad esempio, una volta che doveva essere fatto un sacrificio, siccome il profeta Samuele era in ritardo, lui stesso come re prende il posto di Samuele e fa quel sacrificio, pensando di poterlo fare anche non essendo profeta, anche non essendo sacerdote. Un'altra volta avrebbe dovuto offrire al Signore e distruggere tutti i possedimenti dei nemici, le cose e gli animali, invece tenne per sé gli animali migliori del nemico con la scusa di offrirli in seguito al Signore. Poi addirittura andò a consultare una negromante quando il profeta Samuele era morto per sapere il suo futuro. Tutte cose che non avrebbe dovuto fare. E la Bibbia ci dice che a seguito di queste sue azioni, in un qualche modo il Signore ci ripensò ad averlo voluto come re di Israele e cominciò a preparare il terreno per la sua successione. Una successione che non si orienta immediatamente verso i suoi figli, ma che si orienta verso il piccolo Davide. Davide, al contrario di Saul, era proprio piccolo di statura, era ancora un ragazzo, era esile nel suo fisico, non aveva mai combattuto, non aveva mai indossato una corazza e un elmo, non aveva mai utilizzato una spada. E il suo ingresso nella vita di Saul è proprio per quell'episodio a cui accennavo all'inizio, quando Saul era preso da questo cattivo demonio e era triste, aveva bisogno di qualcuno che togliesse la sua tristezza e facesse tornare un po' di serenità, un po' di sorriso nella vita di Saul. Allora i ministri gli dissero che c'era un giovane a Betlemme, un bravo giovane, ben educato, che avrebbe potuto aiutarlo perché suonava la cetra, suonava gli strumenti musicali e la musica avrebbe certamente aiutato il re. Difatti, Davide entra nella reggia, fa un'ottima impressione al re Saul, lo aiuta a rasserenarsi, a superare quei momenti di difficoltà e di depressione e Saul all'inizio è molto contento. Poi, fra i nemici del popolo degli ebrei, tra i filistei, sorge Golia, un gigante che ogni giorno andava a proporre agli israeliti di scegliere un uomo che combattesse contro di lui. Lui, Golia, a nome del popolo dei filistei, uno qualunque a nome del popolo di Israele. In questo modo si sarebbero risparmiate molte vite umane
e chi vinceva, vinceva per tutto il popolo. Però nessuno voleva andare a combattere con Golia, perché tutti temevano la sua altezza, la sua forza. E anche il re Saul, che era coraggioso, che aveva vinto molte battaglie, che aveva superato molti nemici, ebbe paura di affrontare il gigante Golia. A un certo punto Davide propone al re di andarci lui a combattere contro Golia. All'inizio Saul gli dice: ma dove vai? Tu non hai esperienza, non hai mai combattuto, non hai mai usato le armi, farà di te un sol boccone questo gigante, non posso permettere che tu vada a gettare la tua vita davanti a lui. Poi però, visto che nessuno si faceva avanti, visto che lui stesso aveva paura, accetta la proposta di Davide e, quasi come segno di riconoscenza, gli dice: va tu a combattere, ma ti do le mie armi, che sono le migliori di tutto il regno. Ti do la mia corazza, ti do il mio elmo, ti do il mio scudo, ti do la mia spada. E vestono Davide con le armi di Saul. Ma queste armi erano così pesanti che Davide a malapena riusciva a camminare. Era evidente che in quel modo non poteva assolutamente combattere. E allora Davide dice a re: tieniti le tue armi, io a queste armi non sono abituato, fammi fare come sono abituato a fare io sono abituato ad andare dietro le pecore, sono abituato ad usare la fionda, io userò la fionda contro il gigante Golia. Va al fiume, prende 5 ciotoli, come sappiamo certamente dalla sua storia, carica la fionda e di fronte a Golia, che lo scotteva dicendogli se era come contro un cane, contro un animale, che lui andava di fronte a Golia con la fionda, Davide fa partire una pietra che si conficca proprio nella fronte di questo gigante e lo abbatte. Non aveva ucciso il gigante quella pietra, però lo aveva stordito. Davide va su di lui, con la stessa spada di Golia gli taglia la testa e la porta come trofeo a Saul. Saul è tutto contento perché finalmente, vincendo Golia, il suo popolo aveva vinto contro i Filistei e quindi godeva di questa vittoria di Davide ed era felice per tutto il popolo. E cominciò da quel momento a far stare vicino a sé Davide, anche a portarlo nei vari combattimenti, e vedeva che Davide imparò presto l'arte delle armi, imparò presto a combattere, diventando il più bravo di tutti. Vinceva con tutti, vinceva in ogni situazione, in tutte le circostanze. Così le donne del popolo, cantando l'onore del re, la forza del re, dicevano: Saul è tornato portando i suoi 1000, avendo sconfitto 1000 nemici. Però poi aggiungevano queste donne che è tornato anche Davide portando i suoi 10.000. La gelosia comincia a farsi spazio nel cuore di Saul. Saul comincia a pensare che in questo modo a Davide mancava solo il regno, se le persone erano così contente di lui e gli volevano così bene e cantavano di lui che faceva 10 volte tanto ciò che egli, Saul, aveva fatto. Per questo motivo comincia a pensare di eliminarlo. Una volta Davide viene salvato da Jonathan, che era figlio di Saul e suo carissimo amico, e poi un'altra volta si salva per il suo colpo d'occhio a Saul, che aveva lanciato contro di lui una lancia.
Poi Davide va via dalla reggia perché temeva per la sua vita, fin quando Jonathan non riesce a convincere il padre che Davide non è contro di lui, non sta lì per rubargli il regno, sta lì per fargli del bene, per aiutarlo nei momenti di difficoltà con la musica, per aiutarlo nel combattimento. Saul si lascia convincere, Davide torna nella reggia, ma ci mette poco la gelosia a ritrovare lo spazio nel cuore di Saul, e ci mette poco Saul quindi a pensare nuovamente di dover uccidere Davide perché lo vedeva come il suo nemico giurato. Non riuscendo a farlo direttamente, a un certo punto pensa di utilizzare le sue figlie. Pensa di utilizzare le sue figlie dando Davide come sposo alle sue figlie, prima alla più grande e poi a quella più piccola. Per la più grande Davide rifiuta dicendo: io non mi posso permettere di essere genero del re, c'è troppa distanza fra te e me, o re, gli dice. Tu, come accennavo all'inizio, sei di famiglia nobile, aristocratica, sei ricco, sei forte, sei grande, io sono di una famiglia di pastori, sono l'ultimo dei fratelli, non conto niente e non ho niente, non posso diventare tuo genero. E questa prima figlia viene data in sposa ad un altro uomo. Però poi i ministri dicono a Saul che la sua figlia più piccola, Mical, appunto, si è invaghita di Davide, si è innamorata di Davide. E allora Saul torna alla carica nei confronti di Davide: prenditi in sposa la mia figlia più piccola, ti viene offerta una seconda possibilità per diventare mio genero. Ma ancora una volta Davide rifiuta, proprio per la sua umiltà, per la piccolezza delle sue origini. Saul non sa più come fare, però poi parla con i suoi ministri e ordisce un piano contro Davide, dicendo ai ministri: ditegli a Davide che a me sta bene che diventi mio genero, e se vi dice che non può pagare il prezzo nuziale, non può portarmi la dote, come si diceva una volta, ditegli che a me non serve la dote, mi deve portare soltanto 100 nemici uccisi, 100 filistei uccisi. Quando Davide sente questa cosa, acconsente, capisce che può entrare nella famiglia di Saul, capisce che può diventare genero del re, e la cosa alla fine non gli dispiaceva. Vedete allora questa donna, amica, figlia di Saul, moglie di Davide. Come scrive una grande biblista italiana che si chiama Bruna Costa Curta, una donna fra due re. Non aveva la sua identità, non veniva riconosciuta la sua dignità. In un qualche modo Mical viene usata, sicuramente dal padre, che la usa per tendere una trappola a Davide, e probabilmente anche da Davide. Infatti né qui né negli altri tre passi della Sacra Scrittura dove si parla di Mical si dice mai che Davide le vuole bene, che Davide la ama, che Davide contraccambia quell'amore che esplicitamente Mical aveva dichiarato nei confronti di Davide. Comunque Davide porta al re non 100 nemici, ma addirittura 200, e diventa suo genero.
cominciano a vivere insieme lui e Michal, come fanno marito e moglie, però Saul è sempre nel pensiero di doverlo uccidere. Una volta lo salva Jonata, come vi ho detto, una volta lo salva addirittura Michal, sua moglie. Quando sente che stanno venendo i soldati del re per prenderlo, lo fa fuggire attraverso la finestra e mette dentro il letto un fantoccio, coprendolo con le coperte in modo tale che sembrasse un uomo che dormiva, e dice alle persone venute: dite al re che mio marito sta male, non può venire, deve aspettare che guarisce. In questo modo Davide si può allontanare e quindi Michal salva la vita di Davide. Il padre se la prende con Michal, la quale gli mente dicendogli che Davide l'aveva minacciata se non l'avesse aiutato a fuggire, l'aveva minacciata di morte, ma questo non era vero. Poi sembra che Michal sparisse. Addirittura, mentre Davide è via, il padre la dà in sposa a un altro uomo, mentre era regolarmente sposata con Davide, e Davide si sposa con altre donne. Poi però Saul muore e al suo posto va un altro dei suoi figli. A quel punto Davide, che era diventato re di Giuda, mentre il figlio di Saul era re di Israele, dice: mica mi può fare comodo, io sono il genero del re, utilizzando Michal posso ricomporre il regno in unità, posso rientrare nella reggia. E quindi dice al figlio di Saul, che ormai era il re, di rivolere la sua sposa, di rivolere Michal, che era stata data dal padre in sposa a un'altra persona. Giuridicamente aveva ragione, lui non aveva mai scritto il libello del ripudio, quindi oggi diremmo non erano mai stati divorziati, per cui poteva riprenderla sotto il suo tetto anche se era andata con un altro uomo. E questo avviene, questa donna quindi usata dal padre viene usata anche dallo sposo, che la prende e la lascia a seconda di come gli fa comodo. Continua contro questa donna la mancanza di rispetto e oggi diremmo contro di lei si fa mobbing, si fa una forma di violenza che non giunge all'uccisione come tante volte oggi accade, ma che comunque la ferisce nell'intimo. C'è un ultimo passaggio della scrittura in cui è presente la figura di Mica ed è quando l'arca dell'alleanza viene solennemente portata nella città di Gerusalemme. Mentre i sacerdoti portano l'arca, Davide, il re, danza e prega davanti a quest'arca. Però danzando con un efod bianco, la veste del sacerdote, gli si alzava questa veste e gli si vedevano le gambe. Quando rientra a casa, Davide pensava di essere accolto da Michal col sorriso, di essere accolto da Michal con un bacio, con un abbraccio, con una carezza. Davide pensava di essere lodato da sua moglie perché aveva portato l'arca dell'alleanza nella città di Gerusalemme. Invece Michal lo rimprovera dicendogli che aveva fatto la figura di una donnetta mostrando le sue gambe alla gente che era per strada. Davide si inquieta moltissimo e in qualche modo quasi maledice sua moglie dicendo che non avrà più figli per tutta la sua vita. E difatti la scrittura dice che per tutta la sua vita Michal non ebbe figli. Una storia complessa
quella di Michal, la storia di una donna avvenuta 1000 anni prima di Cristo, ma che è di una modernità estrema. Anche oggi esistono i matrimoni di interesse, oltre ai matrimoni d'amore. Fino a ieri questi matrimoni erano numerosissimi. Chi fra di noi ha qualche anno in più ricorderà che fino a non troppi anni fa i matrimoni, più che dagli sposi, erano decisi dai genitori, dalle famiglie, e venivano spesso fatti per convenienze economiche, per mettere insieme terreni, per acquisire potere, per essere più forti, più potenti. C'era poco amore in certi matrimoni fino a non troppo tempo fa. Erano davvero matrimoni di interesse. Duravano pure, ma spesso duravano a scapito della felicità. Molto spesso e volentieri a scapito della felicità della donna, perché poi all'uomo erano concesse e permesse cose che alla donna non erano né concesse né permesse. Non se le poteva nemmeno sognare le libertà che gli uomini avevano fino a non troppo tempo fa. Oggi, grazie a Dio, la maggior parte dei matrimoni sono matrimoni d'amore, ma non mancano nemmeno oggi matrimoni di interesse, non mancano nemmeno oggi relazioni, legami in cui le persone si mettono insieme non per amore, non per vero amore, ma a volte semplicemente per un'attrazione fisica, a volte con tanta superficialità, per l'emozione del momento, a volte anche per fini meno nobili e senza nessun sentimento, senza nessuna emozione, senza amore. Vedete quindi che l'uomo, la donna, pur cambiando i tempi, pur cambiando i luoghi, pur standoci un progresso enorme rispetto ai tempi di Saul, di Davide e di Mica, alla fine è sempre lo stesso. La tentazione di utilizzare le persone c'è sempre, c'è soprattutto nei confronti delle persone che sono più deboli, che sono più fragili, spesso nei confronti della donna, e a volte questo c'è anche all'interno della comunità ecclesiale, non nelle relazioni sponsali ovviamente, ma nelle relazioni che esistono all'interno delle nostre comunità. A volte è il sacerdote che si serve delle persone senza rispettarle fino in fondo, mancando di rispetto alla loro dignità, alla loro personalità. A volte sono le persone stesse fra di loro che si mancano di rispetto, si usano a seconda dei momenti e delle circostanze. La storia di Davide e di Michal ci insegna che le persone vanno rispettate fino in fondo. Il grande Cardinal Martini ha scritto un libro su Davide, che poi era un corso di esercizi spirituali, più che un'opera di riflessione teorica, a cui ha dato titolo che Davide era un credente e un peccatore. E questo può accadere a ciascuno di noi. Ognuno di noi può essere credente, può fare la volontà di Dio, può agire secondo Dio, ma ognuno di noi è anche peccatore. Può scordarsi di Dio e può scordarsi della presenza di Dio nel fratello, mancando al fratello di rispetto, mancando al fratello di amore, dimenticando quello che Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto a uno di questi, l'avete fatto a me. Allora, prendendo un insegnamento da questa pagina della scrittura, proprio per dare seguito al titolo generale del nostro percorso di quest'anno, i profeti e le relazioni familiari, diciamo che un matrimonio non dovrebbe mai essere di interesse, ma sempre d'amore, e che anche un matrimonio che nasce d'amore non deve mai diventare
deve stare sempre il rispetto, ci deve stare sempre la dignità salvaguardata, ci deve stare sempre l'affetto e l'amore, nella sua pienezza, nella sua totalità, nella sua gratuità fra il marito e la moglie e anche nelle altre relazioni familiari. E così anche in tutte le altre situazioni, parrocchia, società, mai ci dovrebbe essere l'agire per esclusivo interesse, ma sempre ci dovrebbe essere l'agire nel rispetto delle persone, nella salvaguardia della loro dignità. Altrimenti ha voglia a mettere panchine rosse, scarpe rosse in giro, a celebrare il giornale. Se non c'è questo rispetto di fondo, le vittime continueranno ad esserci e le persone continueranno ad essere poco rispettate, fino addirittura ad essere uccise, come voleva fare Saul nei confronti di Davide, utilizzando anche la sua stessa figlia. Siamo quasi per concludere l'anno di San Giuseppe, che il Papa ci ha consegnato insieme ad una lettera in cui parlava di questo uomo sposo di Maria e padre putativo di Gesù. In lui vediamo realizzato il rispetto della sua sposa, in lui vediamo realizzato il rispetto nei confronti del figlio. Lui vediamo realizzata la volontà di Dio, fece come gli aveva detto l'angelo. E anche se non capiva fino in fondo immediatamente, anche se la volontà di Dio aveva sconvolto il suo progetto iniziale, egli è fedele a Dio, è fedele alla sua sposa, è fedele a suo figlio. Impariamo da lui l'aspetto positivo, la luce di cui abbiamo bisogno per poter pensare anche al modo in cui noi possiamo oggi vivere facendo la volontà di Dio e nel rispetto delle persone. Ora in piedi vogliamo pregare.
Ti ringraziamo, Padre, per averci uniti con la forza della Tua parola di vita. Quanto abbiamo ascoltato insieme sia sempre di novità per noi e per tutti i nostri fratelli e sorelle che incontreremo sul nostro cammino, per Cristo nostro Signore. Le preghiere e l'ascolto della parola e la riflessione hanno prodotto nel nostro cuore, le vogliamo presentare al Signore attraverso la recita del Padre nostro, la preghiera che Gesù ci ha insegnato, la sintesi di ogni preghiera. Padre nostro, tu sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi debiti i nostri debitori. Voglio avvisare che il prossimo appuntamento ci sarà a Tollo, nella parrocchia di Santa Maria, il giorno 15 dicembre 2021, quindi proprio tra 15 giorni. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi auguro un buon cammino di avvento verso il Natale. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Grazie.